Allora, se ho ben capito il senso del video Mai opporsi al malvagio di Don Pierpaolo Maria Cilla, pubblicato 10 giorni fa, se il Papa viene detronizzato, tenuto al confino, esiliato, e se al posto suo viene un antipapa che non è nemmeno cattolico, non bisogna opporsi al malvagio, capite? Non bisogna reagire, bisogna accettare tutto con mitezza, perché Gesù, quando sono venuti a prenderlo nell'orto degli ulivi e San Pietro ha tirato fuori la spada, Gesù ha detto: chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi non opponetevi a un oltraggio alla figura del Papa, mi raccomando. Sentite cosa vi raccomanda poi Don Pierpaolo, perché poi c'è anche un discorso da fare, no? Ma poi chi lo decide se quello è malvagio o no? Chi lo decide, no? È un po' tutto relativo. Sentite cosa dice. Eh beh, certo, è un nostro giudizio il fatto che sia una cattivazione quella di costringere il Papa a togliersi di mezzo per occuparne il trono, ma altri la possono vedere in modo diverso. Vedete il relativismo? Il relativismo come è entrato in modo osmotico nella Chiesa. È qualcosa di molto, molto grave quello che sta succedendo. Quindi, siccome lo riteniamo malvagio, sbagliato, lontano dalla grazia di Dio, una persona che sta rovinando la gente, eccetera, eccetera, ci sentiamo autorizzati a sfidarlo, ad affrontarlo, a guerreggiarlo. Per carità, ci mancherebbe altro. Allora, immaginiamo che qualcuno entri nella canonica di Don Pierpaolo, lo imbavagli e lo chiuda in soffitta, e poi questo qualcuno si spacci per il nuovo sacerdote, il nuovo parroco, e dica: ah no, Don Pierpaolo è stato trasferito, sono io il nuovo parroco. E poi questo nuovo parroco finto comincia a rubarsi le offerte dei parrocchiani, comincia a dar fastidio alle parrocchiane, dice un sacco di stupidaggini dal pulpito durante le prediche, profana l'Eucaristia e tutte queste cose, però chi siamo noi per giudicare come insegna il buon Papa Francesco? E quindi non bisogna opporsi, non bisogna affrontarlo, non bisogna andare dal vescovo e dire: ma scusi eccellenza, ma voi avete mandato questo qui al posto di Don Pierpaolo, è vero? Non bisogna ribellarsi, bisogna accettare che questo parroco abusivo della parrocchia di Don Pierpaolo Maria Cilla faccia ciccia di porco. Questo è il senso della catechesi di Don Pierpaolo. Ora io gli do, diciamo, un'apertura di credito sul fatto che lui non conosca la vicenda, però il fatto che lui non la conosca è molto colpevole. È molto colpevole perché qui si sta parlando della legittimità canonica del Papa, e siccome il Papa è il custode del deposito della fede, la fede è garantita solo se è il vero Papa, perché la grazia di Stato assiste il vero Papa. Ma poi come potreste stare al sicuro se il vero Papa è stato costretto a togliersi di mezzo da un altro che ne voleva prendere il posto? Ma può essere un Papa cattolico? Può essere assistito dallo Spirito Santo? Ma dove siamo? Ma siamo tornati al Medioevo? Ma stiamo scherzando, no? Allora, la cosa forse più avvilente è vedere questi sacerdoti che manipolano il Vangelo per giustificare la loro diserzione. Questo è qualcosa di veramente, veramente brutto, e ci fa pensare a volte che Bergoglio è quello che si meritano. Il problema è che non ce lo meritiamo noi, perché poi c'è un indotto, diciamo, anche nella vita civile. Allora, avere in Italia il capo di uno Stato che ti dice anche cosa devi mangiare, cosa non devi mangiare, come ti devi curare, devi rinunciare alla tua proprietà privata per il nome del capitalismo. Allora, a me questa cosa dà fastidio, mi dà fastidio. Quindi, se fosse una cosa che rimane nell'ambito della Chiesa, signori, se vi piace la Chiesa dell'Anticristo, accomodatevi. Il problema è che poi questa Chiesa dell'Anticristo viene a rompere le scatole ai cittadini italiani e a mettere a rischio la loro sicurezza, e questo non va più bene. Articolo 52 della Costituzione.
la difesa della patria e il sacro dovere del cittadino. Che devo dirvi? Mai opporsi al malvagio. Quindi, se voi pensate che Bergoglio sia antipapa e usurpatore, non vi opponete, lasciate fare, perché poi tanto tutto si sistema in un modo o nell'altro. Allora, tutto si sistemerà grazie al fatto che Papa Benedetto ha scismato l'usurpatore fin dal 2013. Però vi dico, se continua così, noi non ce la facciamo, perché adesso stanno fioccando tutti questi sacerdoti che si sentono in colpa, si sentono chiaramente in colpa, e cercano di crearsi un paravento per giustificare la loro diserzione, addirittura manipolando le parole del Vangelo. Ma stiamo scherzando. Il Papa, minacciato di morte dal Mord Complot uscito con Vatilix, ormai in pieno ammutinamento dei suoi subordinati, è stato costretto a farsi porre in sede impedita dai cardinali per poter continuare a rimanere il vero papa e a scismare l'usurpatore. E lui questa cosa l'ha accettata, mite come Gesù Cristo, che si è fatto mettere in croce perché aveva una missione. Ma poi però i cristiani non è che si sono fatti mettere tutti in croce, no, i cristiani sono andati in giro per il mondo ad annunciare il Vangelo, si sono fatti martirizzare, hanno combattuto, hanno tutelato la fede. Ecco, per esempio, una domanda che vorrei fare al Don Pierpaolo, no? Ma i cardinali che vestono di rosso perché sono disposti a effondere il sangue per difendere la fede, ma che senso ha? Perché se tu ti opponi in modo frontale, poi effondi il sangue, no? Allora meglio non opporsi al malvagio, così non devi effondere il sangue. San Bernardo di Chiaravalle, che si è opposto all'antipapa Anacleto II e poi al suo successore Vittorio IV, ha sbagliato perché è andato contro il comandamento di Gesù di non opporsi al malvagio. Santa Caterina e Santa Ildegarda di Bingen, che hanno preso posizione contro gli antipapi, anche loro si sono opposti al malvagio. E come facciamo? Allora gli togliamo la canonizzazione, perché sono dei peccatori, no? Si sono opposti ai malvagi, si sono opposti alle ingiustizie. San Giorgio che ha ucciso quel povero drago, ma poi chi è che può decidere se quel drago era cattivo o meno, no? E quella è una nostra valutazione. San Giorgio, accidenti, va denunciato alla LAV, alla Lega per la Protezione degli Animali, perché ha ucciso un povero drago indifeso. E per non parlare di Santa Giovanna d'Arco, figuriamoci quella guerra fondaia di Giovanna d'Arco, togliamogli la santità, perché mi raccomando, la cosa importante è la mitezza e stare adagiati, come dice Don Pierpaolo, sui cuori immacolati di Gesù, di Maria, stare tranquilli, stare. Mi ricorda Romano Prodi, no? Che diceva: importante è stare tranquilli, la pacatezza, la pazienza. Ecco, questo è il tono alla Romano Prodi di questi sacerdoti. Vi state prendendo una responsabilità gigantesca, gigantesca. Fate come vi pare. Bisogna fare sempre due cose. Uno, riposare nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria, stare attaccati a questi cuori, stare adagiati su di loro, sul loro petto, non pensare ad altro, non lasciarsi turbare da null'altro. Secondo, esercitarsi a nutrire profondo distacco da tutto e da tutti.